Salve a tutti, io sono Dallon Gamer e bentornati su The Wardrobe. Allora, nello scorso episodio siamo riusciti un attimino a uscire di casa, abbiamo conosciuto nuovi strani personaggi, abbiamo raccolto tanti strani oggetti, scoperto qualche easter egg bizzarro, ma adesso dovremmo sicuramente farci strada per trovare dove diavolo sia finito il nostro benedetto armadio. Buona visione! Ok, allora, nell'inventario abbiamo accumulato tanti oggetti. L'arpione ancora non so come utilizzarlo. Il boccale, le pillole, non lo so, mettiamo le pillole nel boccale. Devo trovare qualcosa in cui scioglierle. Qualcosa in cui scioglierle. Ah, allora la teoria è giusta. Acqua, acqua, acqua. Un boccale da birra. Ok, allora, se l'acqua... Non abbiamo un lavandino. Mi pare che in cucina non ci fossero lavandini in cui possiamo interagire, infatti. Aspetta, c'era un rigagnolo d'acqua qua nella... Nelle fogne, quindi in teoria forse possiamo usare il boccale sul rigagnolo d'acqua. Cioè, che schifo, no, mi sbaglio? No, non mi sbagliavo. Ok. Alla salute. Sì, guarda, immagino, uno spettacolo, ciccio. Quindi adesso abbiamo praticamente acqua di fogna. Non oso pensare alla quantità di malattie tropicali che potrei contrarre. Che spettacolo. Sei già morto, ciccio, quindi adesso posso sciogliere le pillole nell'acqua di fogna. Oh, un intruglio per far che? Sembra sull'orlo di esplodere. I miei additivi gli hanno dato una marcia in più. Un intruglio. Che come ci può essere utile questo intruglio? Lo diamo a qualcuno? No, non c'era nessuno che aveva bisogno di una pompatina. Non che mi venga in mente questo su due piedi. Abbiamo il barbone, ma lo dobbiamo svegliare. Il barbone sicuramente dobbiamo usare la sveglia, ma ci mancano gli ingranaggi. Porco di quel cane. La palla di polvere di sopra, se non ricordo male, era un attimino deboluccia. Se vi ricordate, era letteralmente un mostro tristissimo di polvere. Non è che gli possiamo dare tipo il bibitone mi diventa, non lo so, più grande? Vediamo un po', vediamo un po'. Ho trovato la soluzione. Perfetto. Problemi. Anche perché se aspettavo che ci pensasse lui, avrei fatto prima a morire un'altra volta. Che devo fare? Devi solo aprire la bocca e dire ah. Va bene. È una pessima idea. Oh Gesù. No, non ha funzionato. Ah, ok, per un secondo mi ero preoccupato. Ok, ha decisamente tanto funzionato. Oh! Oh! Ok, fa molto Pokémon, buongiorno. Mi si è voluto. Aiuto! Mi sento una gran forza nelle mani. Buon per te. Aspetta un attimo. Dica. Io ho le mani. Yay! La risata è migliorata. Suona già più minaccioso, vero? Vero, vero. Ci puoi aiutare in qualche modo, Ciccio? Vediamo un po' se riusciamo a parlare con te. Secondo me non sei così forte. Non lo provocare. Ma cosa stai dicendo? Non lo vedi che sono fortissima? A me non sembra. Non sfottere! Mettimi alla prova allora. Qui nella camera accanto c'è un letto. Oh. Sono sicuro che non riusciresti a spitare pomello. Uno dei pomelli. Sarà un gioco da ragazzi. Lo possiamo usare veramente per svitare il pomello? Sarebbe lui il pomello. Di certo non è una sfera di cristallo. Capitano ovvio. Non è molto intelligente. Sì, è lui. A noi due allora, pomello. Le grandi sfide. Le grandi sfide. La madonna. Con quanta serietà questa scena. Esagerati. Esagerati. Così abbiamo il pomello. Ciccio, anche te non sei messo tanto bene. E prendiamo anche questo pomello. Abbiamo 8022 oggetti. Cos'è? Pomello is the new Excalibur. Cioè? Pomello is. Oh, ok, ho capito, ho capito. Una spada? Aspetta, a guardarlo bene sembra. Sembra tipo la punta del trapano. Ma il nostro trapano manca la punta. Sembrano cariche. Manca okay. Solo la punta. Quindi dobbiamo trovare il modo di distruggere il coso di legno attorno. Non abbiamo un martello, lo possiamo percutere col tubo? No. Ok, vediamo cosa c'è per casa che possa aiutarci. È un'ora che giro come un povero pirla. Vediamo se possiamo tipo dargli fuoco. Dimmi di sì, Skinny, ti prego, è un'ora che giro come un coglione. Sì! Perfetto, così la parte in legno se ne dovrebbe andare. Ottimo, ottimo, ottimo. Con quanta serietà anche questa scena. Perfetto, quindi ci rimane... La punta del trapano, tipo una vite. Non so più in quale verso si avviti e in quale si sviti. Queste cose mi tolgono il sonno. Immagino, guarda che te l'ha detto il signore di quello cieco nello scorso episodio. Senso orario si avvita, senso antiorario si svita. Quindi la possiamo unire al trapano? Oh, abbiamo il trapano con punta. Pronti e armati fino ai denti, sergente. Fino ai denti, denti, denti. Ottimo indizio, grazie. Denti, il coccodrillo che aveva la coda bloccata sui denti. Stiamo facendo progressi, incredibile. Buongiorno esimio, lei mi è ancora da queste parti? Salve, sì, c'è ancora il mal di denti. Guardi, la capisco, consultato dal dentista l'altro giorno. Non mi deve dire nulla di nuovo. Ah, c'ho la paura, secondo me si incazza. Arrivano i rinforzi. Oh, oh. Spalanca le fauci. Ma col trapano. E non fare scherzi. Soprattutto.
Oh mio Dio, che... suda addirittura, sei uno scheletro, da cosa cacchio sudi? C'era anche una piccola carie, gliel'ho tolta. È una vera e propria liberazione. Un po' come quando sono evaso di prigione. Ah. Non riesco a capire se parli sul serio o mi stai solo trollando. Non chiedere. Non lo scopriremo mai. Zan zan zan. E abbiamo ottenuto degli ingranaggi. Quei piccoli ingranaggi che si vede. Non devi dire altro. Quindi adesso abbiamo la sveglia funzionante. Se li era mangiati lui. Ho smisurato dopo ogni sistematica notte insonne passata a giocare ai videogames. Sante parole, sante sante parole. Ciccio, ti capisco meglio del previsto. Quindi adesso in teoria potremmo usare la sveglia per svegliare il barbone. Vediamo un po'. Allora andiamo subito di sopra. Ok, secondo me si incazza, quindi diamo una carica veloce, veloce. Ah, ah. Skinny, allontanati molto in fretta, che il signore ti mangia in un sol boccone. Ok, sei tutto ostimo, ma vabbè. Quello si incazza di brutto, buon salve. Che bei piedini puliti che c'ha lei. E perfetto, ottimo. No, si è incazzato tantissimo. No, non si incazzi, esimio, esimio. Oh, che mi tira le sveglie così, proprio mancanza di rispetto. Perfetto, e da quest'altra parte magari c'è il furgone con il nostro cavolo di armadio. Oh, tutta sta fatica per andare davanti a casa. Noce? Noce, che ci fai qui? Ce ne hai messo di tempo. Ciao. E tu da dove sei saltato fuori? Ah, questo furgone è un colabrodo. Sono uscito da un foro nascosto sotto la copertura del pavimento. C'è modo di entrare dentro da lì sotto? Negativo, amico. La mia testa sarà anche enorme, ma mai quanto la tua. È tanto grande. Che ne diresti di farti un giretto con me? In carrozza! Oh, adesso abbiamo Noce? Davvero? Stai comodo, Ciccio? Fa un po' strano tenere un animale dentro la propria gabbia toracica. È una nuova forma di gabbia, in effetti. Grazie che non sono un alien. Ah, non dite alien, abbiate pietà. Noce, vuoi una gomma da masticare? Sento una strana energia che mi spinge a fare cose che non voglio, ma resisterò. Ok, era un'idea come un'altra, non è che devi sfottere. La madonna, qui prendono la consegna della posta molto seriamente. Questo è un easter egg che non ho capito. Vediamo se possiamo andare dietro nel furgone. C'era modo di aprirlo. Ah, was the we move. Ha ha ha. Aprilo, aprilo. Non ci speravo nemmeno che fosse aperta. Ah, effettivamente c'è il coso di una chiave. Too fast for. Quindi troppo veloce. Oh, questa parte, tutta l'ultima parte non l'ho capita. C'è coso. Ma non è, sembra quello di Dragon Ball. Ah, i palloncini di It. Ok. No, Claptrap. C'è Claptrap, la lampada di Aladino. La vecchia console Nintendo, il GameCube. Ah, lo dicevo io che era cosa di Bruce Wayne. Il fenicottero. Aspetta un attimo, lo possiamo preferisco tipo prendere? Lanciarmi in strani rituali d'accoppiamento. No, no, non ci devi parlare, non provarci. Mi sento pronto. Sei un bel giovine comunque, non è che ti devi tirare indietro. Adoro queste pacchianate da giardino. Le odio tantissimo. In quegli altrui. Ah, ecco, bravo Ciccio. La sorvegliatissima prigione non manca mai di far sentire al sicuro i propri cittadini. In effetti, buongiorno. Non credo gli servano ulteriori incitamenti. Datti da fare, deruba la villa di Batman. Prendere un ladro. Io? Ma mi hai visto bene? Ok, sei piccolino, ma non è che ti può uccidere. Quando sentirò il bisogno di svaligiare una banca, saprò a chi rivolgermi. Aspetta, ora che ci penso, c'era una rapina in corso. Svaligiare una banca. Dobbiamo tornare al televisore in qualche modo. Ma tu non puoi entrare da davanti. Che abbiamo a che fare con dei premi Nobel. Ok, lo stavo dicendo che non puoi entrare da davanti. Non è che devi sfottere, Ciccio. Allora, effettivamente, c'era un televisore in casa che dava qualcosa di una rapina in banca. Vediamo se possiamo interagirci in qualche modo. Hanno un sistema di indizi non perfetto, ma che fa comunque il suo porco lavoro. Quindi torniamo su, andiamo davanti alla televisione, vediamo in che modo mi può servire. C'è il suono di co. Oh, il suono! Suono, abbiamo. Ciccio, abbiamo il registratore. Vediamo se possiamo usarlo sulla televisore. Dimmi sì, perfetto. Così che possiamo riprodurre il suono della rapina in banca. Magari lui si leva dalle palle e non possiamo entrare nella casa del vicino per nessun motivo apparente. Perfetto, ora non ci resta che tornare in strada facendo di nuovo i peggio giri. Ok, eccoci qua, quindi se adesso usiamo il registratore sul ladro lui se ne va. Non la sentirà mai da così lontano. Ah, dobbiamo amplificarla in qualche modo? Con il tubo? Fallo tu piuttosto. No, vabbè, ma sai, magari tipo... No, ok, ma non mi devi giudicare sempre malo malo. Aspetta, Noce, puoi portare il registratore fin lassù? Fermati un secondo. Voglio che tu rifletta un attimo su ce la che può mi fare. Hai chiesto di fare. Ce la può fare, è un roditore abbastanza grande. Se la trascina un attimino, non lo so. Aspetta, il megafono. Il tipo che lavorava al cantiere stava usando un megafono. Se riusciamo effettivamente a prenderlo. Sì, ma come, stava lavorando in maniera tanto intensa. Scusi, mi presta il megafono, signore? No, non ho nessun comando che mi permetta di prenderglielo. Allora, aspetta, lui è attaccato al cane. Il cane... Non abbiamo tipo una pallina da... Abbiamo Noce da dargli. Noce, attirami il cane. No, scherzavo. No. Ok.
Decisamente ha funzionato. Povero Noce, però. Vabbè, abbiamo il megafono, meglio che niente. Se stai cercando di dirmi di parlarci dentro, ti informo che l'azione corretta è un'altra. Non offendere, Ciccio, sono abbastanza sensibile. Questi anziani di oggi non si fanno proprio mancare niente. In effetti è una persona molto attrezzata. Ok, prendilo. Perfetto. Dove diavolo è finito il povero Noce? Dove diavolo è finito il povero signore? Ho la vaga impressione che Noce dopo questo piccolo incidente non ci parlerà più di tanto, Ok, ora vediamo se possiamo combinare queste due cose. Antifurto fai da te, davvero? Il modo ideale per mandare nel panico l'intero vicinato. Contento te, Ciccio. Vediamo se adesso riusciamo a mandare via il signore. No, continua a rubare. Signore? Ma è sordo? La madonna, con quanta serietà. Aia! Mi è atterrato malissimo. Ce l'ha fatta comunque. Ha perso il piede di porco. Perfetto, e abbiamo un piede di porco, yay! È uno degli oggetti simbolo nell'immaginario videoludico. Lo so, pensavo anch'io ad Half-Life. Occhio che It ti potrebbe tirar giù, Ciccio. Non ti pare di esagerare? Quindi prendi il piede di porco. Perfetto. Col piede di porco, se vi ricordate, nelle fogne ci diceva che poteva accusare il parchimetro? Probabilmente. Perché? Poi perché c'era un parchimetro nelle fogne? Ancora quello non l'ho capito. Quindi, in teoria, adesso potremmo svaligiare il parchimetro, non lo so. Ti prego, prendi un po' di monetine. Perfetto, e abbiamo ottenuto un bel po' di monetine. Ah! Ok, è un videogioco, effettivamente funziona così. Mi piace considerarlo più come l'uso di un cheat, piuttosto che un furto con scasso. In fin dei conti siamo pur sempre in un videogioco, giusto? Aspetta, tu come fai a saperlo? Zan zan zan! Ah, non è che ero obbligato a usarlo lì, era un achievement secondario. Dove diavolo può servirmi un piede di porco? Che idiota che sono, abbiamo il piede di porco. Proviamo ad aprire il camion a sto punto. In teoria, cioè, di certo lo notano Skinny, sei sicuro? Sei sicuro a quanto pare? Alla fine ce l'hai fatta allora. Dove sei? Con le buone si ottiene sempre tutto, Noce. Vabbè, Noce è di nuovo nel nostro inventario? Come ha fatto a parlarci Noce? Dove sei, Noce? Buongiorno. Ti sei rintanato qua, Ciccio? Per un attimo avevo pensato al peggio. Bisogna festeggiare. No, non vedo niente, scusate. Come diavolo devo dirtelo che sono allergico? Sono Noci! Noce! Imbecille! Fatti curare! Diverse ore dopo... Qui c'è qualcosa che puzza. Non sono io. Non sono stato io. Intendo dire, dove diavolo sono finiti quei due? Però almeno abbiamo trovato l'armadio, è qualcosa di positivo. Ma io un claptrap lo vorrei, farebbe comodo. Non è che adesso mentre noi siamo fuori loro ripartono? Mi farebbe un attimino incazzare. Vediamo dove diavolo sono finiti. Buongiorno. Sono ancora lì che mangiano. Un po' tardi. Hai controllato l'ora? In effetti. Bandolo, capo. Puoi stare tranquillo. Ma è fermo l'orologio. Mi piacciono le pause pranzo. Peccato che quel pendolo sia fermo da anni. Lo temevo. Quindi in qualche modo dobbiamo far credere ai signori che l'orologio sia fermo. Nasconditi qui, davvero? E la madonna, con che rapidità. Ciccio, sei stato rapiderrimo. Poi nasconditi qua. Non posso, mi vedrebbero. Come attiriamo la loro attenzione? Ok, ci serve un buon piano. Che oggetti abbiamo? Pirite, la dentiera, gomma da masticare. C'è il Moai lì, Moguai, come cacchio si chiama. Allora, torniamo un attimino alla porta, veloce, Ciccio. Vediamo se possiamo usare le gomme. Beh, non penso, non può non ci credo mai, funziona. Ok, e quindi questo come ci serve, scusate? Non mi dire che fa le bolle con la gomma da masticare. Oh, le fa veramente. Ah, e loro si girano. Si girano per un breve istante, ok. Aspettiamo che non guardino in questa Ora stanno direzione. Guardando, ok, veloce, veloce. Quando loro non guardano ti nascondi di là, vai. E... via! Non posso, mi vedrebbe. Dobbiamo tirare le scatole in qualche modo, perché ci sono delle scatole, effettivamente. Aspetta, con quella prima che abbiamo noi, vediamo. Prima devo aspettare che si voltino. Ok, hai ragione, dammi un secondo. E ok, quando stanno guardando dall'altra parte, noi tiriamo giù gli scatoloni, vediamo un po'. Vai, e... perfetto, tira giù, tira giù, tira giù, tira giù. E non hanno notato niente. Proprio niente di niente. Non farmi scena alla Metal Gear, ti prego. Madonna, che banda di deficienti, Ok, però adesso c'è ancora la prugna, non è un problema per te, Ciccio? Ora fammi là dietro, perfetto. E appena loro guardano dall'altra parte, noi spostiamo le lancette. E... vai! Veloce, 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 veloce. Dai, si sono accorti, finalmente. Oh mio Dio. Madonna, sti due sono stati traumatici. Ma il Moai che faceva le bolle con i Chungan, proprio non me l'aspettavo. Guarda, Ciccio, che parto senza di te. Continuano a non arrivare. Dove sono? E ora cosa avranno combinato? Torna a dare un'occhiata. Ma è un attimo di tregua. In teoria adesso possiamo passare davanti, vero? Non è che mi insulti? Devo forse ricordarti la prugna gigante che sorveglia la porta. Ma dai! Ma no, sei un imbecille, sei già morto, non puoi morire due volte, credo.
Cioè, non puoi neanche mangiarla, toccarla. Non la... lasciamo stare. Sono andati di sopra, forse? Ma oh, ma dai! Scherzare. Ma non ci credo ora mai. Basta, si passa alle cattive. Davvero? Ah, è l'altro qua che dorme, non l'avevo visto. Dobbiamo fare un attimino di rumore, ma come? Ok, vediamo di sotto se c'è qualcosa che li possa un attimino far svegliare di botto. Il microonde, aspetta, avevamo dei tubi di metallo. Metallo e microonde non vanno molto d'accordo, vai Ciccio, perfetto. Attiva il microonde. No, fatti i cazzi tuoi, robot di sicurezza, fatti i cazzi tuoi. Ok, in qualche modo dobbiamo bloccare il robot di sicurezza. Che stronzo, ti sei ciucciato il mio tubo. Per fortuna che ne avevo un po' da parte. Questa pirita che possiamo fare? Il massimo dispiacere che si possa dare. Ok, probabilmente dobbiamo... Non riusciamo a bloccarlo con la pirita, vediamo un po'. No, non credo. Se solo avessimo ancora i chewing gum, potremmo tentare di bloccargli la porticina in qualche modo, non lo so. Aspetta, Moai. Mi puoi ridare le gomme? Ma avrei bisogno perfetto. Che mi rendessi la gomma. Perfetto. Che gentilo, quindi ho la... gomma da masticare gigante. Ah, che schifo. Aspetta, se la mettiamo qua dentro, vediamo un attimino se ti si blocca almeno così, ti prego. Ci vorrebbe qualcosa che faccia maggiormente presa. Ah, c'era una betoniera nel cantiere. Quindi in teoria se uso la gomma da masticare sulla betoniera, cosa viene fuori? Che intruglio viene fuori? E la risposta è, abbiamo ottenuto... Cos'è? Gomma presa rapida, ma non ci credo mai nella vita. Abbiamo ancora tubi, no? Ne abbiamo tre, perfetto. Quindi adesso se io metto la gomma presa rapida nel microonde, in teoria riusciamo a bloccare lo stronzetto. Insegno io a rompere le palle al videogiocatore moderno. Vai, speriamo che si blocchi il tubo. E... Perfetto! Morici malo, bastardo! Ti insegno io a stracciare la minchia. E vai di tubo nel microonde. Yay! Sarà meglio impostare il timer per garantirci la via di fuga. Questa è un'ottima idea. Via Ciccio, veloce. Mi sa che il botto li risveglierà molto in fretta. Oh. Cos'è il quadro dietro? Wow! Di certo l'han sentito. Cos'è? L'acqua fa il solletico. Mi piace. Torniamo al furgone e leviamoci dai piedi. Ah, finalmente. Non mi piacciono queste giornate. Non dirlo a me. Se becco chi mi ha forzato il furgone. Oh, chi sarà stato? Il tuo problema al cuore, capo. Hai ragione. Pensiamo solo a consegnare tutto e a dimenticare questa giornata. Oh, finalmente ci trasferiamo nella nuova casa. Alleluia. Pronto per la nuova casa? A dire il vero, non ci ho neppure pensato. Voglio solo parlare con Ronald il prima possibile. Perché tutta questa fretta? Scusa, ma prima non prestavo molta attenzione. Ero troppo preso dalle mie noci. In pratica, secondo leggi ultraterrene, chi si macchia di un peccato di sangue verrà condannato alla dannazione eterna al sopraggiungere della morte. Ma quello di Ronald è stato un incidente. Non cambia nulla, è un particolare irrilevante. L'unico modo per impedire che accada è confessare il proprio crimine a qualcuno. Perfetto. Entro 5 anni. Oh, sto per scadere i 5 anni. E di preciso, quanto tempo resta? 3 giorni. Oh, ci pensi solo adesso? Hai avuto 5 anni. Non opprimerlo, volevo lasciargli i suoi spazi. 5 anni. Io davvero non ho parole. Sei un imbecille, Skinny. Wow, dove siamo finiti? Ma siamo in una discarica, buongiorno. Aiuto. Oh, sul toro quelli da cavalcare, quelli da bar. Ma non siamo negli Stati Uniti, non penso ci siano in Italia. Ehi ragazzino, va tutto non bene? Non credo sia un ragazzino, Ciccio, te ne rendi conto? Buongiorno. Oh, t'ha visto? Di un po', la caduta ti ha forse mozzato. Non ce l'ha la lingua. No, signore. Non è un po' presto per mettersi in costume? È ancora pomeriggio. Come? Devi averla sbattuta parecchio forte. Ma è Halloween? Oggi è Halloween. Tan tan tan. Altrimenti perché dovresti indossare quel ridicolo costume? Non è un costume. Oh, sì, certo. Per Halloween, ovviamente. Bah, vedi di non crearmi problemi finché resti qui in giro, intesi? Lo vedo un po' tristo. No, mi è svenuto, ma povero. Marmocchio. Ma anche lei un po' di rispetto. Il giovine è un attimino pelle ossa, non ha notato. Beh, solo ossa. Hanno buttato il mio armadio in una discarica. Non era al massimo in effetti, eh. Ok, calma. Conosco l'indirizzo della nuova casa di Ronald. Il problema sarà farci arrivare l'armadio. No, scusa, non sapevi che ti stavi trasferendo, ma sapevi che il nuovo indirizzo di la casa di Ronald. Come cavolo funziona sta roba? E si conclude qui anche questo secondo episodio di The Wardrobe. Riusciremo a recuperare il nostro armadio e a raggiungere in tempo il nostro amico Roland? Quindi, anche per questo episodio è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete i video se vi piace per aiutare il canale a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao!